Nei giorni scorsi uomini della forestale e ricercatori dell'università hanno catturato sopra Malborghetto, nel Tarvisiano, un grosso esemplare di orso al quale è stato poi messo un radiocollare per poterne seguire movimenti e capirne le abitudini. L'animale, considerato specie protetta e del quale è vietata la caccia, è stato poi liberato. Le immagini nel servizio di Paolo Roncoletta. Le immagini della cattura di un grosso esemplare di orso sono davvero eccezionali. Un team composto da ricercatori dell'Università di Padova, personale del Corpo Forestale dello Stato e da un veterinario ha portato a termine la complessa operazione in un bosco nei pressi di Malborghetto, sulla cresta di confine con l'Austria, in Friuli Venezia Giulia. Come si cattura un orso? Solitamente si cattura in due modi, o con dei lacci oppure con un tubo di cattura. Noi abbiamo scelto di usare il tubo di cattura in quanto è più sicuro per la salute dell'animale, viene attratto da mele, cose di cui va ghiotto, entra dentro, poi c'è una trappola a scatto, praticamente si chiude e l'animale poi dopo si ritrova dentro senza nessun tipo di ferita. È stato possibile stimare la popolazione degli orsi in Friuli Venezia Giulia. Facciamo un monitoraggio attento, anche genetico, con l'aiuto di trappole a pelo e sulla base di questo si può fare una conta, una stima che mediamente arriva tra i 5 e i 7 individui per la regione. Alcuni di questi sono stanziali, la maggior parte sono animali che vanno e vengono tra Friuli e Slovenia. Le montagne del Tarvisiano sono un territorio molto interessante per lo studio della grande fauna. A Tarvisio c'è una situazione di estremo interesse perché è la porta verso l'est e comunque anche a nord per tutta una serie di animali che stanno ritornando da soli spontaneamente in Italia. Tramite il radiocollare è stato possibile seguire i primi spostamenti dell'orso catturato. L'animale si è spostato tranquillamente, ha fatto addirittura 6 chilometri circa in base al GPS e si è comportato perfettamente bene dal punto di vista sanitario, perché è stato praticato anche un antidoto all'anestesia immediatamente dopo la fine della manipolazione.